Niente ragazzi, sono veramente troppo troppo forti. Napoli non può, non può veramente competere contro di loro. Mancano. Te che vuol fa? È finita, cioè stiamo sul punteggio di 4-2. Che c'era? È inutile che vi dico com'è andata la partita, perché praticamente il Barcellona ha dominato tutta la partita. Sono veramente con un'altra mentalità troppo forti, cioè ragazzi. Usciamo a testa alta, vediamo. Ah, l'ha parato Ter Stegen. Ok. Cioè ragazzi, un gol di Jordi Alba in contropiede, poi il un altro gol di De Jong a giro dopo un varco difensivo, perché noi giustamente teniamo sempre quelle imbucate. Poi che vi devo dire? La speranza del rigore di Insigne, sempre procurato dal nostro mitico Victor Osimhen. Da poco fanno pure il quinto. Dembélé, passaggio Nico Gonzalez, Dembélé, sinistra giro, alto. Madonna ragazzi, stanno dominando pure qua. Perché il Napoli fa un gol e ha pochi secondi di tempo per segnare, ma sarà impossibile. Poi ragazzi, tutta un'altra partita. Il gol di Piqué che ha chiuso praticamente le speranze dopo un calcio d'angolo, e poi il golazzo di Traoré, mi ricordo, di Aubameyang, non mi ricordo mo che segnato, se sbaglio Aubameyang. Comunque usciamo a testa alta perché eravamo consapevoli del fatto che Barcellona fosse troppo forte. Forse è un po' anche meglio per il Napoli, che si potrà concentrare solo ed esclusivamente sul campionato, dato che anche la Coppa Italia è uscita, tutti sanno come. Quindi per me andrebbe bene lo stesso. Vinciamo, dobbiamo vincere il campionato quest'anno. Abbiamo tutto il tempo per farlo. Piqué, cross. Okay. È finita. Eliminati.